con 14-2. Dalla Russia, una squadra che si sta ricostruendo molto bene, direi, dopo l'addio 3 anni fa ai campi di gara della splendida, eterea, fantastica, direi, Svetlana Korkina, che per un decennio ha dominato le pedane europee e mondiali. La russa ha preferito fare dallo Zucar l'abitamento in mezzo, diversamente da molte che scelgono di farlo dal free flag. Quindi andiamo a vedere l'esecuzione, gambe leggermente divaricate nella prima fase, flette un po' prima di toccare, ma questo alcune ginnaste lo fanno volutamente per ammortizzare l'arrivo, qui si vede leggermente prima, però non fa passi dopo aver toccato con i piedi. No, molto preciso come direzione, perché vedete che arriva esattamente al centro del materassino dell'arrivo. È sempre un po' un terno all'otto questo arrivo al volteggio, perché veramente si vede l'azione che porta sommato alla nota di partenza da 5,50 a 14,425. Molto bene per la Berger, che adesso esegue un salto con nota da 5,70. La ribaltata, salto avanti con l'avvitamento, è un salto raccolto, la partenza non è altissima. Ecco, apprezziamolo. Ha rallentato il contatto, salto avanti. Vedete la ribaltata. L'avvitamento in mezzo. E certo, si è notato molto bene al rallentatore come ha flesso troppo presto le gambe, quindi perde un po' poi nel caricamento. Ecco, già con le mani ha flesso e poi c'è l'avvitamento in mezzo. Bisogna fino all'ultimo istante tenere le gambe molto distese, col corpo arcato. E sì, quindi si acquista energia per poi esprimere.